Sì, sono felice. Oggi in Irpinia le prime 640 iniezioni ai ragazzi che a metà mese sosterranno l'esame di Stato. La platea interessata è di 4.500 maturandi. Ci fa essere pronti mentalmente a rientrare in classe, cosa che si sperava di fare prima. Per essere più sicuri, per andare girando tranquilli senza contagiare noi e la nostra famiglia e i nostri cari. E non vedo l'ora di fare questo vaccino. Almeno anche per una sicurezza più personale. E a proposito di scuole, il sindaco Festa nella consueta diretta Facebook del lunedì è tornato sulla sua decisione di tenere chiuse le superiori. Quando effettuo una scelta, la effettuo come se dovessi farla per me, per la mia famiglia e per i miei figli. Ma i ragazzi che cosa ne pensano? A me sarebbe piaciuto ritornare, ma più per un contatto fisico con i professori prima di dover andare a fare l'esame. Almeno 2 settimane a giugno si sarebbero potute fare. Ci avrebbe fatto piacere rientrare prima, anche a livello scolastico, proprio per, diciamo, studiare in maniera migliore. Al campo Coni però ci si imbatte ancora in contraddizioni, come il caso del signor Annino, 72 anni, in attesa del vaccino da quasi 3 mesi. Telefono all'ASL con Magna Bella, dopo poco secondo prendo e mi chiudo il telefono, facendo 10-12 telefonate al giorno, non mi danno mai una corrispondenza. Dalle volte che ti appresenta l'ASM, ecco Magna Bella, sì, ti fanno aspettare, ma noi che possiamo fare? Dovete attendere, non dovete... Scusate, ma io ho una certa età, che devo chiedere? Intanto da ieri non ci sono più positivi all'Andolfi di Solofre, la medicina generale torna all'attività ordinaria.